Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Bene, come dicevamo, oggi domenica, ma è festa e solennità di tutti i santi, quindi la Chiesa ci fa celebrare questa solennità liturgicamente e quindi interrompiamo per un momento il percorso che stiamo facendo sul Vangelo di Matteo e opportunamente entriamo in quest'altra dimensione, quindi è un momento anche per dirci un po' chi siamo, che veniamo a fare qua, perché veniamo qua. Allora, come vi dicevo, noi siamo i santi e certe volte dice ma padre santo, no, i santi sono tutti quelli che sono in un percorso di trasformazione, di divinizzazione, dicevano i padri antichi. Ma noi non le usiamo più queste parole perché ci fa un po' così, se diciamo che noi siamo esseri divini e siamo chiamati alla nostra divinizzazione, cioè a trasformarci in Dio, a diventare la luce che siamo. Per questo stiamo su questa terra, non per un'altra cosa. E tutti, noi oggi contempliamo quelli che già hanno fatto questa cosa pienamente e siccome non sappiamo poi chi, perché capirete, non è che è una cosa che tu vedi i fantasmi per la strada, vedi le cose luminose che camminano. Qualche volta qualche esempio c'è stato di qualche santo che, no, si dice di Sant'Andrea Vellino, che a un certo punto di notte camminavano e pioveva, facevano buio, e dice che il fratello che l'accompagnava, che se l'era messo sulle spalle tra l'altro per evitare che lui era anziano, diventò così luminoso che la via si illuminava, e dice lui capiva che la luce gli veniva da quest'uomo che proiettava luce sulla strada che faceva. Però capito, sono cose, cioè, non dubitiamo che siano successe, saranno scritte, saranno successe, ma sono cose esemplificative per dire che tutti siamo così, mica era lui. E che noi poco ci crediamo a queste cose, viviamo in modo lontano da questo, perché siamo sempre, come dire, abbiamo come la vista sempre oppressa, sempre, infatti il problema è sgombrare le cose,
liberarci, togliere di mezzo tante sagome che abbiamo nella nostra vita, perché ci impediscono di vedere la luce, proiettano su di noi quest'ombra e noi vediamo questo e diciamo: ah no, noi siamo realisti. E vabbè, e quindi c'è una società. Ma voi che venite qua, però, oltre che venite in questa chiesa, avete capito che la trasformazione avverrà su questi banchi, perché a furia di farvi stare seduti per lungo tempo quassù, vi trasformerete in banco. No, voi che venite qui, voi che siete i cristiani, voi che credete, voi che, no, in questo senso qui, siete in questo percorso, e voi come vi chiamate? Chiesa o no? E quante chiese esistono? Una. E com'è questa chiesa? Santa. O fate parte della chiesa e quindi siete santi, oppure non fate parte della chiesa. E la chiesa cos'è? Il corpo di Gesù Cristo. O siete il corpo di Gesù Cristo o non siete nulla. Domani celebreremo il nulla. Se celebrassimo domani i morti, ricorderemmo i morti, facciamo memoria, celebriamo il niente, i morti sono morti, non ci sta niente da fare. Noi domani celebriamo quelli che vivono in Dio, perché non c'è morte, la morte non esiste, è una finzione, e muore questo corpo, si dissolve questa, perché è materia, ma io non muoio. Non muoio, io sono Dio, sono un essere divino, non posso morire. O no? Mi posso uccidere, sì. E questa è la vera morte, quando non vivo bene. Quando non vivo, noi la diciamo la grazia, quando non vivo in questa luce, quando non vivo in quest'ottica di trasformare il vero me, di entrare nella vera mia dimensione, allora sono morto. E pensate quanta gente nasce, vive e muore, stando proprio lontano da questo, senza capirci nulla. Perché è venuto Gesù? È per questo questa pagina qui che è all'inizio del Vangelo, è proprio il programma, questa è la fotografia. Gesù dice: ecco qua, questo sono io. Quindi sta iniziando proprio, e tra l'altro vi faccio notare, stavolta una cosa consolatoria, perché noi quando facciamo il Vangelo di Marco vediamo questi discepoli che non capiscono mai niente, no? Infatti Gesù ogni volta che fa qualcosa dice: li chiama a sé, che non significa venite vicino a capo, perché certe volte stanno già vicino, però dice: li chiamo a sé, nel senso che gli cerca di farli entrare nel suo discorso, in questo senso. Invece ma loro dice si avvicinarono, quindi qualcosa hanno capito, hanno capito che questo Signore, e difatti vedete anche l'Evangelista dice sale sul monte, giù c'è tutta la gente, si avvicinano i suoi discepoli, quelli che hanno cominciano ad entrare in questo, e Gesù che farà? Dirà questo perché tutti possano salire sul monte, perché tu sei fatto per il monte, per la montagna, non per la pianura, non per le pantofole, sei per le arrampicate, sei così. E lui quando si fa vedere così è per dirti: io sono così, ma tu pure sei così, perché tu sei a immagine mia. Io in questo momento sono lo specchio di te, guarda me e vedrai il riflesso in me te. E solo così vivi. Giovanni cosa ha detto nella seconda lettura? Siamo già figli di Dio, già siamo questi. Ciò che saremo non lo sappiamo, però sappiamo che lo vedremo così come egli è. E quando saremo in paradiso che vedremo? Niente, semplicemente vedremo noi in Dio, perché siccome non ci possiamo guardare da soli noi stessi, ci riflettiamo in Dio e vediamo che noi siamo lì, il nostro vero luogo è quello, quello è il nostro orizzonte, quella è la nostra vita, quello noi siamo, e o siamo lì o non ci siamo. Se non siamo lì siamo morti, i morti sono morti, non ci sono più. Quando le cose di morte che hai fatto non te le puoi portare di là, perché di là c'è solo vita. Quindi tutto il lavoro che hai fatto per curare cose che muoiono e per curare le tue cose morte lo lasci qui giù. Quindi domani quando andrà, andateci al cimitero perché è un'opera di misericordia. Bene, si fa. Però non sta lì o zio, padre o fata. No, lì ci sono i resti mortali. Quello che hanno lasciato i vermi o che hanno lasciato il fuoco, voglio dire,
ma tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella, tuo zio, cognato, cioè, non stanno là, non stanno là, in parte vivono in te, in parte sicuramente sono in Dio, per quella parte che hanno fatto, che hanno vissuto in questo modo. Questo è chiaro? No, così domani quando andate, portate usciore a vostro padre, sennò il fiore dovete diventare voi questo profumo. Gesù fa la fotografia. Questa fotografia la passiamo per i grossi tratti, non approfondiamo tutte le cose, ma passiamo alle cose perché in questa si riflette noi e se assomigliamo a questa fotografia siamo santi. Se assomigliamo a questa immagine noi siamo i santi e siamo, ok? L'abbiamo già fatto un altro volta, ma le ripetiamo, poi voi mi aiutate perché io non ho gli occhiali e non ho il foglietto, e se mi ricordate, oppure commento quelle che mi vengono. Però la prima è: beati i poveri in spirito, di essi il regno dei cieli. Tra l'altro la prima e l'ultima finisce al presente: i perseguitati per la giustizia, di essi e il regno dei cieli. Apre e chiude, non facciamo tutto, è un, come qui l'evangelista si diverte proprio a, è una costruzione, sapete gli antichi quando scrivevano non è che pensiamo che erano banali, no, usano delle tecniche, delle cose che sono tutte nascoste, che noi adesso non, no, forse qualche scrittore usa, pensate questo qui ne fa 8 beatitudini di 72 parole, conta pure le parole, quante parole usa per fare le 8 beatitudini, quindi figuratevi se non è costruito come, perché il messaggio è chiaro, è a te, tu sei l'8 perché è il giorno del cristiano, l'8 è l'ottavo giorno, dopo il settimo, no? Per gli ebrei era il settimo, il giorno sacro, per noi è l'ottavo, cioè il nuovo inizio, è perché in Gesù riniziamo, tutto rinizia, tutto è nuovo, tutto rinasce da lui. E 72 era il numero universale, 72 nella Bibbia sono le nazioni conosciute, quindi vuol dire che il messaggio è per tutti. La stessa cosa che dice Giovanni 144.000, 12 per 12 per 1000, 144 per 1000, la totalità. Però poi dice e ce n'erano tanti altri che non appartengono a nessun 12, né i 12 apostoli, né la chiesa, né gli ebrei, né le tribù di ebrei, è tutta la gente, tutti quelli che vivono consapevolmente o inconsapevolmente questa immagine che Gesù dà, che sono le beatitudini. Beato, beato, viatais, come dice, beato. Tra l'altro questo beato in greco suona makaroi, non so chi macaroni, anche se questa sarebbe l'ora, ma macaroi, da questa radice macaroi viene la nostra parola italiana, lo diciamo per gli stranieri, magari. Questo magari che esce, che significa? Noi quando diciamo magari, tu dici, magari, 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 magari fosse così, magari, magari, ecco. Sarebbe bello, sarebbe, no? Quindi Gesù sta dicendo, beati. Sarete felici se vivete così, sarete felici se assomigliate a questa cosa, che non è una cosa, un discorso, sono io, perché il beato è Gesù Cristo, che si sta descrivendo e sta dicendo a chi lo segue, se tu segui questa via, se vieni, cosa fai? Ti rispecchi in me, ma trovi te, perché tu sei fatta così, non credere. Allora, beati i poveri in spirito, beati i poveri. Perché beati i poveri? Certamente Gesù non può dire che sono beati i poveri, che è evidente che non possono essere beati chi non mangia, se no facciamo la, appunto, la spiritualità del pauperismo, diciamo, a stracce cose, è assurdo, cioè come ti voglio dire, che fai? Io non campo, non mangio e mangio fa venire senza i colpi perché tengo un pantalone che l'altro non ce l'ha strappato. No, dignità, figli di Dio, beati i poveri, questo Signore, che è la povertà radicale in cui stai. Qual è la tua povertà radicale? Che sei un figlio, che tutto ricevi, questo è. Sei povero perché non sei padrone. Se qua viene un tizio qua con occhiali di non so chi, scarpe di non so chi altro, un giaccone, una macchina che abbiamo sentito solo il rumore lì sotto, e tiene 16-17 anni che stomba, noi facciamo, ma chi è questo?
ti pare? E che le fa? Dice, e che lì, figlio, non mi pare, perché non può essere suo questo, non può averlo realizzato lui, è troppo giovane, tutto gli viene da suo padre. Via da te se cominci a capire che tutto quello che hai ti viene da tuo padre, non è tuo, non appartiene a te, non puoi, lo usi ma non è tuo. Via da te, saresti un po' più felice se dicessi, ma il mare non è mio, non lo posso, mi è stato dato, è come se fosse mio, questa carne, questo vestito, questa mia famiglia, questi miei genitori mi sono stati dati così come sono, ma potevi fare un poco meglio, certo, ma non detto che se facevi secondo te venivano meglio, è tutto da vedere. Ma questo è, se tu cominci a vivere la vita così, non come il padrone ma come il figlio, non come il ricco ma come il povero, come colui che riceve tutto e ricevendo trova la sua dimensione, via da te. No? Pensa, noi facciamo tutto perché noi le beatitudini per noi sono al contrario, per essere padroni. Noi amma a catta casa, a catta chiesa, piglia qua, prendi qua, prendi là, prendi là. Per carità, cose lecite, necessarie, non è demone, ma è il demone che sta dentro, la controbeatitudine, che tu pensi che prendendo, accumulando, comprando la casa sarai più felice. No! Perché ti sei scordato che a casa fai tutto, a moglie, i figli, per lavorare, per fare tutte queste sorte, ti sei scordato la moglie, ti sei scordato i figli. Ma chi ci abita in questa casa? Quando l'hai fatta, tua moglie ti ha mandato un divorzio. Non ti pare? È beatitudine questa, eppure tu vivi continuamente in questo, nella controbeatitudine. Beata a te, felice a te, sarai un uomo felice se capisci che tutto quello che ha la vita te l'ha regalato, tutte le cose più importanti della tua vita, fermati, pensa alle cose più importanti della tua vita, le cose fondamentali della tua vita, le hai avute gratis, o no? Il marito, la moglie, i figli, l'accattate? Sei tu mercato? Te le sei comprate? Li hai conquistati tu? Gli uomini credono di conquistare le donne e poi alla fine si accorgono che grande fregatura che quella già, ti illudi, che conquisti? Beata a te se non ti scrolli da questo, beata a te se diventi povero, ma non che ci diventi perché lasci le cose, poi per carità ci sono gente che appunto lo esemplifica, religiosi che esemplificano questo, per fortuna ci stanno i francescani, un pochino ci stiamo pure noi, ci sono questi, ma che ci esemplificano la vita, ma non è che dobbiamo fare tutti i francescani, i soldi che avete guadagnato, per carità, usateli bene, ma beati voi se capite che la vostra vita, la vostra felicità non dipende se ne avete di più o ne avete di meno, non dipende da quello. Beati i poveri a causa dello spirito, perché loro, il regno è loro. Ecco qua, sei entrato. Da questa beatitudine discendono tutte le altre. Qual era quella dopo? Quelli che piangono, perché questo pure bisogna aspettare, che domani tutti piangeremo, perché mancheremo. E da questo, siccome è beato chi piange, Dio è più contento se piangiamo che ridiamo, per questo le Madonne piangono tutte. Non è ancora da sci una Madonna che sorride, niente, piangono tutto, perché Dio è più contento se piangiamo anziché se ridiamo. Vi pare normale? Tu tieni un figlio, ora è a buffa, salta, papà, boom! Dice, ah, a così pare, a così sono contento, a così. Che stai il Padre Eterno che noi abbiamo in testa, che appena noi siamo un poco felici, dice, ma cosa mi ha da succedere? Perché se no, com'è? Com'è? Che significa allora Gesù che dice beati quelli che sono nel pianto? Di che pianto sta parlando? Perché piangi? Tu, se a casa tua hai avuto la fortuna in questo mondo, diciamo, di fare qualche cosa di soldi, di fare, no, perché ve lo misuro prima così lo capiamo, che tanto nella materialità capiamo meglio, è frateta. Tuo fratello, devo parlare in italiano, ho detto che tuo fratello non ha. Beata a te se piangi, non se sei contento, o no? Beato te che se hai trovato Dio, adesso
piangi perché tanti tuoi fratelli non l'hanno trovato. Puoi mai essere contento? Puoi mai essere felice perché tu hai trovato le tue cose, hai trovato... Questo è il pianto che dice. Il primo, ho detto l'identikit suo, Gesù piangerà, l'abbiamo letto in questi giorni, a chi va a messa tutti i giorni, non pigliatelo questa abitudine, chi va a messa tutti i giorni, ha letto che Gesù piange su Gerusalemme, piange perché è venuto a visitarlo e questi non se ne sono proprio manco accorti, piange perché non perché non accettano a lui, perché Gesù non è che soffre perché gli diranno è frustate, tutto mi fa male la punturina, ma quando mai? Quello piange perché questa cosa a che fine andrà? Capiranno, entreranno questi miei fratelli, difatti alla fine dice perdonali, ancora non hanno capito. Non hanno capito, è lui che piange per noi che viviamo lontani da quello che siamo. Beata a te se sei entrato così in questa povertà, in questa dipendenza da Dio, se adesso piangi perché il tuo fratello, beata a te se scorrono lacrime perché tuo marito, tua moglie, i tuoi figli non hanno trovato Gesù come l'hai trovato tu, non hanno trovato questa fede, non hanno trovato questa soluzione, non hanno trovato questa felicità nella loro vita. Questo è il pianto. Sarai consolato. Ve ne cito una per tutti, Santa Monica, quante lacrime per quel figlio, ma non perché doveva avere i soldi, perché Agostino ce l'aveva i soldi, non perché doveva avere cose, perché ce l'aveva tutto, ma non aveva Dio, quindi era povero, era un poveraccio. E la madre che aveva trovato, e il cristiano che ha trovato questa vera ricchezza e che ha capito che tutto, piange per chi ancora lotta per, no che è contento, oppure dice perché se si importa, che mi importa a me di lui, piange perché c'è tanta gente ancora che si perde dietro a cose stupide, dietro a cose non necessarie, dietro a cose che non danno la vita, anzi procurano la morte qui e purtroppo anche dall'altra parte, perché se vivi da morto qui, che risuscita? Dio che deve risuscitare. Dio acchiappa solamente quel poco di buono che gli viene su, lo moltiplica, lo amplifica, ma quel poco di buono che deve trovare, perché il male quando muore viene filtrato, viene buttato. È come quando gioca la partita a carte, se gioca a briscola, alla fine quando conti, che fai? Mette figure di qua e le lisce, si dice lisce, sì, dall'altra parte, non ti pare? E poi che lisce che fa? E butti, conti solo i punti. Quando vai dall'altra parte, chi il padre eterno dice aspetta, ma un bicchiere d'acqua l'hai rato, allora acchiappiamo a chi sta? Acchiappiamo questo bicchiere d'acqua, e un bicchiere d'acqua lo faccio diventare una botte, ma più di quello non posso fare, cioè tu mi hai qualcosa, mi devi dare un ughianza. Bellissimo chianza, no? Perché è proprio la chianza, sapete cos'è? La scalanatura nella roccia, proprio quel piccolo coso che sporge, a cui posso aggrappare qualcosa. Mi dai questo spigolo, mi dai questa fenditoia, mi dai questo. Questo è quello che resta di te. E poi mi pare che vengono i miti. Ah, mi devo fare tutte quante, tutte non le facciamo. I miti, questo è bellissimo, i miti ereditano la terra. Eh già, perché questo non si compra, quindi lo erediti. Pensa, gli ebrei, questa cosa è diretta a gente che era ebrea là, loro invece se l'erano conquistata la terra. Ma quando mai? Ve l'ho data io. È Dio che ti dà. Tutte le cose, le erediti, quindi è inutile che diventi così a crappare, per cui lotte, uccida quello per conquistare. Le cose di Dio si ereditano. Tu basta che fai i figli, perché è i figli che eredita, o no? Beato te, prima beatitudine sempre, se tu sei questo figlio che piange per gli altri che non vivono come vivi tu e che vivendo da figlio erediterà la terra, cioè eredita la terra, che cos'è? È Dio stesso, non è un luogo fisico, non è, no? Se vivi nell'altro modo, un'eredità di terra ce l'hai, 2 metri per 2 sotto terra, anzi manco io perché mo ci sto un furnetto, quindi va picciuto, quella è l'unica eredità. Invece vivi da figlio di Dio e erediti Dio, questa è la terra, questa è la promessa, questa è la tua eredità e ti spetta.
per diritto, perché sei figlio. Quindi vivi da mite, da uno che aspetta tutto da Dio. La mitezza qui non è la mitezza, diciamo, di dei mollaccioni, di quelli che non hanno opinione, di quelli che dice: ah, come è bravo, sì, io piglio, giro, metto il capo, posso il capo, lascio il capo, trovo l'altro. No, questo non è la mitezza che intende Gesù, perché Gesù che dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Mi pare che qualche volta sei arrabbiato, buttato all'aria le cose, eh? Lui che aveva detto: se uno ti dà uno schiaffo da una parte, tu parli da un altro lato. Quando ci hanno provato una volta sola, c'era uno schiaffo, la guarda e ha detto: oh, e beh, e perché mi diri sto schiaffo? Ho sbagliato, ho detto qualcosa di sbagliato. Se ho sbagliato, dimmi dove ho sbagliato. Se non ho sbagliato, ma perché mi piglia a pacca? Perché mi picchi? Perché io? Questo è il mite, questo è quello che ha detto che bisogna girare dall'altra parte la guancia. No, no. Mite non si è difeso, è andato, dice la scrittura, come agnello al macello. L'agnello non si difende, va verso il suo destino, perché sa che porta a compimento la sua vita facendo questo. Tu porti a compimento la tua vita non quando cerchi di fare la lotta con gli altri, no, quando vivi da figlio e erediti direttamente Dio. I miti erediteranno la terra. E mi fermiamo qui. Ah, giusto. Facciamo solo la giustizia. Sulla giustizia, parola previa, perché per noi la giustizia che cos'è? A ciascuno il suo. Bene, tutto il diritto romano si fonda su questo, ed è giusto, cioè la gente, il mondo, che giustizia conosce? Che ognuno è il suo. Però se a ognuno diamo il suo, che cosa succede? Che il ricco sarà sempre ricco, perché o sono io, e o povero sarà sempre povero. A ciascuno il suo, chi tiene continua a tenere e chi non tiene continua a non avere. Difatti in Israele, per superare questo, cosa si faceva? Il famoso giubileo. E il giubileo era: azzeriamo tutto e ripartiamo da capo. Perché se no tu continui ad avere, e fai un capitale che poi ti ci incapitali tu, eh? Ti acchiappa una vaga. E l'altro invece, che è povero, continua ad essere povero, sempre più povero, e possiede solo la sua povertà, punto. Allora ogni 5 anni azzeriamo, ogni 25 anni azzeriamo e ricominciamo da capo. Infatti Gesù dirà in Matteo, quando commenterà questo, andando più avanti nel capitolo 6, quando commenterà, dice: se la vostra giustizia non supera, anche deve superare questo, devi superare il fatto di a ciascuno il suo, che è una cosa giusta, è una cosa buona, ma questo è il diritto degli uomini. Per te, tuo fratello, se non ha quello che hai tu, per te deve essere un pianto, deve essere un dice: ma io devo portare giustizia. Giustizia che significa? Che tutti i frati, ma sta buono. Non posso dire: beh, io tengo il mio, non l'ho rubato a nessuno. Ma se quello sta, non parliamo di chi accumula, che chi accumula ruba, ruba, ruba ogni accumulo, ogni capitale, qualsiasi capitale è rubato a chi non ce l'ha, è rubato ad altri fratelli come te, a figli di Dio come te. Perché tu devi fare una vita dove uno ti serve, ti allacciano le scarpe e la cravatta, e un altro non tiene manca la cravatta per ci si impicca? Ma ti sembra giusto? Questa è giustizia. Ma io me la so conquistata, che conquistato. E non capisci che andando appresso a queste cose dove vai a finire? Sottoterra, porti tutti i cravatti, tutti i lacci di scarpe, centinaia di paio di scarpe, tutti sottoterra con te. Si mangi i vermi, i cuoio, fatti di zebrati, come vuoi. Stanno tutto sottoterra. Grazie patate che hai fatto sta cosa proprio. Ah, illuminiamo. Se non fosse per altro la tua esistenza, è per la morte che tutto parifica, tutto azzera e tutto dice: basta, mi sono sfastidiato. Lo capì o no? Quando tu accumuli, stai prendendo quello che manca all'altro. Questo dice Gesù. Via da te. Se cominci a capirlo, ecco, cominci a vivere una vita un po' più sobria, e quel poco che hai lo spartisci, e se è molto ringrazia Dio, puoi beneficare più gente,
puoi beneficare più persone, comincia a guardare intorno a te, perché guarda che ce ne stanno, e parliamo dei beni materiali, e pensa a tutti i beni spirituali che ti porti, a tutto ciò che è grazia di Dio che ti porti dentro, e gente che vorrebbe una parola, vorrebbe uno sguardo, vorrebbe una parola di consolazione, non ti chiede niente, e tu invece tante volte concentrato nella tua preghiera, nella tua cosa, e ti scordi che a fianco a te ci sta una persona che ha bisogno, che avrebbe bisogno solamente di dire ciao, come stai? Buongiorno, buonasera, non ti preoccupare, ammannanza, forza, ce la facciamo. Questo, non è che tante volte non costa, non è che per forza, ma tu questo accumulo di cose che ti porti e pensi poi di ingordigia, amore, si muore pure di ingordigia, no? Quindi la giustizia che dice Gesù è questo, questa è la giustizia. L'ultimo poi alla fine dice: beati se vi perseguita, è mentendo, questo è mentendo, sottolineiamo due volte, perché se ti perseguitano perché dicono cose vere su di te, non ricadi sotto la beatitudine, e che se vivi così, quando fai il bene, gli altri ti hanno screditato, perché no, succede sempre così, anzi, quello che Gesù ti ha dato la prova, se nessuno, se a tutti stai bene, dubita, ma io lo direi come principio di vita spirituale: quando stai troppo tranquilla non sei nella pace dello spirito, dubita che sei scesa a compromesso col peccato, per cui non gli dai fastidio più, e quindi tranquillo. L'uomo spirituale è sempre un uomo sull'attenzione, all'allerta, sempre sveglio, si è risvegliato e non si addormenta più, da sempre sveglio, è proprio il segno nostro, è la risurrezione in piedi, è lo stesso verbo che dice di stare svegli, stare con gli occhi aperti. L'uomo spirituale è uno che c'è sempre, sta sempre allerta, non si addormenta, perché il male non si ferma, continua sempre, fa il suo lavoro, come dire, instancabilmente, e tu devi essere sempre sveglio. Quando invece ti addormenti, stai attento, perché se tutto, come dire, non come dicevamo prima, il funziona, no, se quando tutto, la tua coscienza non ti rimprovera nulla, non sei, può essere che stai facendo tutto bene, ma siccome siamo tutti più o meno, siete con me nella stessa barchetta, dice aspetta, forse ho condisceso troppo, sono, quindi beati voi quando mentendo diranno cose cattive contro di voi, ma se dicono la verità contro di voi perché non siete dei bravi cristiani, perché andate a prendere la comunione tutti i giorni ma poi dopo non siete persone che assomigliano a questo ritratto, ma al contrario di questo ritratto, allora non siete beati, Chiudiamo qua, poi l'altro ci sarà tempo, qualche altra volta spieghiamo anche il resto, perché ne abbiamo fatte 3-4, quindi siamo andati, ma siamo andati, abbiamo sforato troppo. Ecco, cari santi che vivete in questa tensione, adesso tutto quello che, quel poco di buono che abbiamo fatto in questa settimana, lo mettiamo qua, in modo che Gesù il Santo lo assuma, e che cosa fa? Lo porta a Dio Padre. Non sto dicendo quello che sta per avvenire, vi sto spiegando quello che avviene tutte le volte che facciamo la messa, lo porta al Padre. Difatti avete visto che alla fine, dopo la consacrazione, il sacerdote alza patena e calice, e quelli siamo noi, quei doni sono quello che mettiamo noi, ma siamo noi, siamo il primo dono, siamo noi, se no facciamo così, Padre Eterno mica ha bisogno dei vostri soldi che mettete nel cestino, tra l'altro adesso il cestino non si fa, l'offertorio, quindi per forza, che cosa sto mettendo su? Voi, pane e vino, siete voi, trasformati nel bene che avete fatto in corpo di Gesù, perché solo il corpo di Gesù si consacra, e voi siete, noi siamo corpo di Cristo, si alza, e per Lui, in Lui, con Lui, siamo tutti messi nel paradiso di fronte al Padre. Per questo dopo che facciamo? Noi cantiamo il Padre nostro, insieme, ma non insieme solamente quelli che stanno qua e insieme al coro,
insieme agli angeli, i santi, a tutti quelli, e a tutti quelli che vi portate nelle vostre relazioni che avete conquistato in questa settimana, che avete, tutti quanti li avete fatti un po' più figli di Dio, per cui adesso stanno di fronte al Padre, possono insieme pregare il Padre in modo che poi dopo questo diventi il nostro alimento. Ci mangiamo, ci sosteniamo nel bene che stiamo facendo, che andiamo a fare, e poi che dobbiamo fare? Andare, perché quanti altri? E la settimana prossima ci riportiamo quelli che abbiamo, tra virgolette, conquistati in questa settimana, quelli che abbiamo portati in questa settimana, quelli che domenica prossima riporteremo. E così, portando, il nostro corpo in cielo cresce, la nostra casa, abitazione in cielo, cresce e si edifica, e piano piano attraverso di noi tutti gli uomini e anche tutto il creato, perché anche quello che avremo amato del creato portiamo, tutto viene piano piano portato attraverso quest'opera, come le formiche, una cosetta per volta, piano piano, tutto il mondo verrà trasformato in Dio. Il meccanismo, la macchina per la trasformazione, eccola qua: l'altare di Gesù Cristo, la persona di Gesù che opera questa trasformazione. Noi rovesciamo in Lui e Lui elabora e fa uscire fuori tutto questo. Questo è quello che facciamo, questo è quello che fanno i santi, questa è la santità della Chiesa che continua per tutti i secoli.